Ben trovati, cari lettori, in questo mio piccolo angolo di lettura. Oggi vi introdurrò nel mondo di Un momento fa, forse, libro che nel 2019 è stato il vincitore del premio letterario Città di Cattolica. Un romanzo che io ritengo essere di attualità e scritto dall'autore italo-svizzero Giovanni Ardemagni, che oggi ho il piacere di avere qui con me come ospite. Benvenuto Giovanni Ardemagni e grazie di essere qui con noi. Grazie a voi e saluti a tutti. Allora, in questo romanzo tocchi svariati temi e tra i principali troviamo quello dell'amicizia profonda, che nasce dopo 15 anni trascorsi sul campo di lavoro assieme. Un altro tema è quello dell'amore intenso e intimo che c'è tra un uomo e una prostituta. Sono, diciamo, due temi comunque che in fin dei conti ruotano attorno a un tema unico, che ahimè è di triste attualità, ed è quello del licenziamento, che può avvenire anche a ben 50 anni di età. In questo romanzo troviamo due personaggi. Uno di questi due personaggi è G, che si potrebbe definire, pensare essere il protagonista vero, ma in effetti, secondo me, il vero protagonista è invece l'amico, l'immenso amico Marcel. Giovanni, prima di tutto ho una curiosità. Il romanzo è stato scritto in prima persona presente, tutto. È una scelta che io ritengo essere parecchio audace, perché comunque sappiamo i rischi, di scrivere in prima persona presente. Quindi perché questa scelta? E perché il titolo Momento fa forse? Il romanzo parla di una storia che è realmente accaduta, purtroppo, che mi ha scosso e mi scuote tutt'oggi. Io non riesco a staccarmi davvero, non riesco a staccarmi da certe immagini e quando l'ho scritto mi sono reso conto che sarebbe stato così per tantissimo tempo. Quindi tutto quello che è successo è come se mi stesse succedendo ora, proprio in questo momento, o forse è successo solo un momento fa, forse. Io ho avuto modo di leggere il tuo romanzo e so quanto è stato per te importante questo libro. Hai raccontato al lettore quello che è stato un periodo della tua vita. Tant'è che un'altra mia domanda è quali emozioni hanno accompagnato nel corso della stesura del libro mentre ripercorrevi con la mente i ricordi passati, imprimendoli con un inchiostro indelebile. Ah, ti potrei dire risate, stupore, posso permettermi? Incazzatura feroce, pianto, Immagino. tristezza assurda, disperazione, tutto questo mentre scrivevo. Addirittura ho dovuto smettere di scrivere perché le lacrime mi offuscavano la vista o perché mi stavo spanciando dalle risate. È stato un viaggio pazzesco. C'è una figura importante in questo romanzo che accompagna e che comunque si può definire il personaggio, forse vero protagonista di questa storia. E si tratta di Marcel. Diciamo che Marcel ha come unico difetto forse quello di essere troppo sensibile per poter far parte di un mondo privo di sentimenti. Quanto è stato difficile per te descrivere una persona, che tu hai tantissimo stimato? Beh, ti faccio una domanda, quante ore hai a disposizione per ascoltarmi? Oddio, questa è una domanda davvero difficile. Davvero non riesco a trovarti le parole per rispondere a questa tua domanda. Potrei chiederlo a Marcel, tu non lo vedi, ma è qui seduto vicino a me. Scherzi a parte, è sempre con me. Quindi poterlo descrivere, poter dire di lui, ci vuole veramente tanto, tanto, tanto tempo. E poi farei scoprire al lettore delle cose che vorrei che scoprisse leggendo. Parliamo però di come inizia tutta questa storia e di come Marcel ha deciso così un giorno di bussare alla tua porta. Beh, Marcel è un uomo attento, è sensibile, è un grandissimo osservatore e forse è in grado di vedere oltre, cosa che non tutti sappiamo fare. Per tanti anni, come dice lui, mi ha osservato, mi ha ascoltato senza che me ne accorgessi. Credo sia venuto da me facendomi quella sorpresa perché credo che abbia sentito l'arrivo di qualcosa da vivere con il supporto di un'amicizia. Esponici i punti di vista contrapposti di questi due personaggi, ossia di Marcel e di G. Beh, Marcel è un uomo solitario che vive la solitudine guardando l'amore. Come dice lui ha la fobia dell'uovo di Pasqua.
mi chiedeva: un uovo di Pasqua è bello, è dolce, ma ahimè, la maggior parte delle volte è vuoto. E lui aveva una paura, ha una paura terribile di questo vuoto, di incontrare persone che non sanno di nulla. Si innamora di Lilù, che è una prostituta bellissima e dolcissima. Anche lei si innamora e non possono fare meno l'uno dell'altro, ma sempre con il rispetto di come è uno o di cosa vive uno o cosa vive l'altro. G è una persona normalissima, che si è sposato 3 volte. Forse tanto illuso, forse molto concreto, forse innamorato dell'amore, ecco, direi così. Hai parlato di un episodio presente nel romanzo, ossia quello dell'uovo di Pasqua, ecco. Io invece vorrei parlare di un capitolo del romanzo da me considerato forse il più introspettivo, ossia l'osteria senza tempo. In questa osteria, Stramba si sentiva come a casa. Racconta questo capitolo e magari cosa ha realmente significato per te scriverlo. In fondo abbiamo il sogno di poter fare qualcosa, di realizzare qualcosa e ci nascondiamo dietro la frase così noiosa, così banale, che è quella che ti dice non ho tempo, lo farò poi. E il tempo passa e passa e dopo è troppo tardi. È tardi per dare attenzione ai tuoi figli a cui hai potuto regalare poco tempo o forse non hai regalato nemmeno un minuto. E non ci sono scuse. Non hai dato attenzione agli amici che ti volevano parlare, agli amori che hai ritenuto impossibili. L'osteria senza tempo per me è tutto questo, è tutto ciò che noi abbiamo perso e che continuiamo a perdere senza farci caso. L'osteria senza tempo per me è uno stimolare, la voglia di vivere, non far caso alle cose monotone come le lancette di un orologio che fondamentalmente sono assolutamente monotone. Parlando di tempo, c'è un qualcosa di cui magari sei pentito perché hai fatto o magari perché no, perché magari non hai fatto? Bah, io non ho, personalmente non ho rancori né rammarichi, non mi manca nulla, ho vissuto talmente tanto e talmente poco che a 60 anni sono in forma, anzi, posso dire che sono un buon pezzo vintage. Quello che rifarei, che darei più peso, forse se potessi tornare indietro starei di più con i miei figli. E quello che mi piacerebbe fare è iniziare di nuovo a studiare, magari fare quello che mi aveva suggerito mio padre, che era un uomo saggio. Io ai tempi, come tutti i ragazzi, spesso e volentieri ero operaio. Quindi ora ho veramente solo tanta voglia di scrivere, di raccontare e regalare emozioni. E hai parlato appunto di consigli dati da una persona matura, qual era magari tuo padre. Invece, quale consiglio tu daresti a chi magari sta affrontando proprio in questo momento il tuo stesso periodo vissuto qualche tempo fa, ovvero il licenziamento? È una domanda difficile, lo sai. Ti potrei dire, facciamo così, suggerirei di disperarsi per un pochino, di potersi ubriacare di tutto ciò che si vuole, con un amico, con un'amica, di coccolare il più possibile la propria compagna o il proprio compagno. Una volta fatto questo, di proprio di guardare avanti, non mollare mai, perché tutti noi siamo importanti e meritiamo di volerci bene. E al diavolo quello che non ci è più voluto. Come diceva una grande donna, mia madre, non hai tempo per buttarti giù. Esci, crea e porta a casa il pane per la tua famiglia. Questo è quanto. L'ultima domanda, dopo tutte queste esperienze di vita, parecchio toste, diciamo così, vivi alla giornata o magari hai dei progetti futuri? Io sono uno che sogna in continuazione. Vorrei poter organizzare un evento, una cosa che sto preparando nei dettagli, ossia una fiera dello scrittore per autori senza editore. C'è tanta gente che scrive bene, spesso non si ha fortuna o si attendono anni luce delle risposte da possibili editori, o magari non si crede troppo in se stessi. Insomma, creare una vetrina per tanta gente che effettivamente so che scrive e che scrive bene. Quindi ho già un paio di ok da parte dei comuni che vorrei prendere in considerazione. Poi, se la cosa funziona, perché non proporla a tutte le regioni in Italia, portare avanti un discorso del genere? Questo è uno dei progetti. Bello. Un altro progettino che ho in testa è quello di portare una compagnia teatrale marchigiana dal nome Liolà, che rappresentano l'inferno di Dante nelle grotte di Camerano in giro per tutte le Marche. Io vorrei veramente portarlo da noi e regalare un po' di cultura, perché da noi, soprattutto in Canton Ticino, ne manca veramente tanto. E
l'ultimo piccolo piccolo sogno è di andare ad abitare proprio nelle Marche, che è una terra che io amo e amo quella gente e il loro modo di essere. Beh, diciamo sono progetti parecchio importanti e sono certa che questi progetti si realizzeranno perché sento comunque in te tanta tanta determinazione. Ti ringrazio Grazie a te. e arrivederci alla prossima intervista. Grazie Grazie. infinite, grazie di cuore. Ciao.